volete capire che tipo di youtuber ci sono sul campo? Avete un canale YouTube agli inizi e volete capire che tipo di strada prendere? Qualsiasi sia il motivo, siete in questo video dove andremo ad analizzare insieme i tipi di youtubers che ci sono in generale. E bella a tutti patafans, qui è Mr. Patrack217, siamo su un nuovo video, stavolta ancora sempre di TPD and Top. Questa volta andremo ad analizzare appunto i tipi di youtubers che si trovano nel mondo di YouTube. Andremo ad analizzarne per la precisione una decina. Spero che guarderete tutto il video. Ebbene sì, il primo tipo di youtuber è i gameplayer. Il gameplayer è un tipo particolare di youtuber, infatti è un canale dove ci sono particolarmente, anzi solamente, dei video che hanno a che fare con i videogiochi. Infatti ci potrete trovare tantissimi video, ma il 90% saranno delle partite su appunto un qualche gioco, che sia Call of Duty, che sia FIFA, che sia Motorsport, quello dipende dal tipo di youtuber, ma se cercate un canale di gameplay troverete solo queste cose. È un tipo di youtuber, un esempio di youtuber famoso che tratta gameplay, mi verrebbe da dire Stepney, Favij, sti qua, insomma, che basano il canale sui videogiochi. Andiamo con un altro genere di youtuber, che è il vlogger. Il vlogger è un tipo che all'apparenza è un tipo di canale che all'apparenza può sembrare più semplice, ma che sotto può avere molto lavoro dietro. Allora, cosa si tratta in un canale del genere? Praticamente ci trovi di tu, ci puoi trovare molte molte cose, cioè dipende dallo youtuber in questione, se ci fa i video magari ciò che fa durante la giornata, che fa a colazione, come caga. È una cosa molto più personale perché appunto nei vlog tu tieni sempre a mostrare la faccia e a mostrare ciò che fai, le passioni e cose del genere. Adesso non mi vengono in mente, non mi viene in mente dei termini migliori per parlare. Ma se hai intenzione di prendere la strada del vlogger, magari se sei un canale all'inizio, devi avere molta molta personalità per prendere una strada del genere. Perché avere la personalità davanti a una telecamera non è affatto una cosa facile. Andiamo con un altro tipo, ovvero gli unboxer e quelli che trattano recensioni. Diciamo che questi youtuber che trattano appunto unboxing e recensioni sono tra virgolette la rovina degli youtuber piccoli, ma non tanto la rovina, perché secondo me invece non sono una rovina, ma c'è chi sostiene una cosa del genere. Perché? Perché praticamente c'era un periodo in cui magari i gameplay avevano cioè c'era poco materiale su cui fare gameplay e ormai i youtuber piccoli stavano iniziando a guadagnare. E cosa hanno fatto i canali grandi? Hanno iniziato a fare gli unboxing in modo da avere sempre i seguaci, cioè avere sempre delle attività. E fu così che i canali piccoli se lo sono trovati nel culo. In questi canali ci trovi praticamente le recensioni sui prodotti e secondo me è una cosa molto utile perché magari una persona che non conosce appunto un determinato prodotto, può saperne di più attraverso questi canali. Tuttavia, se intraprendi una strada del genere, devi sapere bene di cosa stai parlando, e non devi farlo a cazzo di cane. E niente, questi sono gli unboxer e i canali delle recensioni. Andiamo con stavolta un altro genere che si discosta molto dai precedenti, ovvero il fashion blogger. E andiamo, allora, il fashion blogger è un canale completamente diverso da quelli di cui ho parlato prima. Infatti, i fashion blogger sono delle persone che si occupano di indirizzare le persone che guardano l'articolo, il canale in questo caso, verso dei determinati articoli di moda, che possono essere vestiti, abbigliamento, trucchi, cose del genere, insomma.
Non mi viene in mente direbbe un fashion blogger su YouTube perché non conosco, non seguo questo genere, però ci sono appunto questa gente che se ne intende abbastanza di moda perché sono quelli che seguono la moda di giorno in giorno e se non comprano una cosa che anche se gli fa cagare, no, una cosa che va di moda ma anche se gli fa cagare devono comprarla, quella gente lì è quella gente più portata appunto per fare un canale di questo genere. E poi andiamo con altro tipo ancora, ovvero i prank. Coloro che fanno appunto prank sono volendo i più temuti, da un certo punto di vista, perché sono quelli che fanno scherzi in giro e guardando poi le reazioni della gente. Sono abbastanza popolari anche perché fanno ridere, comunque per passarti il tempo, un canale del genere è sempre l'ideale perché anche io spesso guardo appunto i prank giusto per ridere un pochino. Però devi saperli fare decisamente bene se vuoi prendere una strada del genere, perché basta un minimo errore anche solo di inquadratura e si sputtana tutto. Tuttavia, se gli scherzi sono la tua passione, sono ciò che sai fare bene, prendi la strada del prankista o come cazzo si chiama, insomma. Andiamo con altro tipo, ovvero lo youtuber polemico. Lo youtuber polemico è, diciamo, quello che scatena di più i frame tra la gente, però è sempre quello che ha un grande seguito. Questo perché? Perché tratta degli argomenti abbastanza discussi in maniera buona. Cioè, buona, dipende poi dalla persona che lo fa, cioè lo sa parlare bene in maniera civile o meno. Però, per esempio, quei youtuber che parlano di appunto YouTube Italia, di che parlano delle questioni, parlano un po' dell'attualità. Ciao macchina. Quindi cosa c'è da dire? Se a te ti piace appunto l'attualità, che è di merda, e cose del genere, puoi prendere questa strada. Dello youtuber avrai una personalità appunto che apparirà come polemiche, però puoi avere un grandissimo seguito. E andiamo con i cantanti. I cantanti sono quei canali che appena esce una canzone nuova, una canzone popolare, che so, una canzone di Fedez, di Justin Bieber, di questi qua, dovete sempre aspettarvi sul loro canale una cover fatta da loro. Che sono appunto dei canali che si basano volendo su contenuti altrui e se la modificano la rendono più personale. Sono dei canali che possono anche avere un buon seguito se sono fatti bene i video, perché nelle cover devi fare bene l'ambientazione. Però se sai cantare bene, sei un buon video editor, puoi avere un buon successo come cantante su YouTube, intendo. E ora tocca allo youtuber demenziale. Lo youtuber demenziale è quel tipo di youtuber che ultimamente è molto più odiato. Cioè, seguito ma anche odiato. Perché? Perché questo youtuber è lo youtuber che tratta le challenge e delle sfide fatte un po' sul momento, diciamo. Cioè, per esempio, Chubby Bunny, quelle cose lì. Diciamo che questi qua fai fatica a digerire, in un certo senso li si digerisce a fatica, ma sono anche quelli che ultimamente hanno più seguito. Perché se sai fare bene questa cosa, sono quelli che sanno strapparti una risata. Andiamo ancora con un altro tipo, ovvero l'atleta. Nel canale di un atleta potete trovare diverse cose, per esempio i trick sullo skateboard, i viaggi in bicicletta, i chilometri orari che raggiungi in una discesa, anche di corsa. Diciamo che questo canale è più specifico per appunto le attività all'aperto, appunto, se ti piace tipo fare i trick con gli skateboard o cose del genere, puoi iniziare una carriera su YouTube trattando queste cose. Infine, chiudiamo con lo youtuber più trasgressivo. Come chiudere? Questi youtuber trasgressivi sono quelli che non seguono una corrente, ma lo fanno soltanto per farsi apprezzare o per soldi. Cioè, magari perché si divertono, per esempio quelli che si divertono in scherzi di coppia con gli scherzi che si fanno tra di loro, magari quelli che vogliono solo farsi apprezzare o farsi dare dei soldi sono quelli che si spogliano in cam, oppure magari ce ne sono tanti esempi che non saprei neanche da dove partire.
Ma niente, youtuber trasgressivi sono quelli che non seguono una corrente. Bene raga, siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto, se è così cliccate mi piace, commentate, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, Twitter, Ask, Snapchat, queste cose qua. E niente, un saluto a tutti da Mr. Patatrack217 e a un prossimo video, ciao raga!